Dopo il congresso delle Camere del Lavoro di Frosinone e Latina, che hanno in qualche modo definito la loro rimodulazione il 26 febbraio scorso, procederemo adesso in questi giorni con le categorie, premettendo il fatto che la categoria dell'SLC e della FISAC ha già effettuato il congresso di accorpamento o rimodulazione, come meglio chiamare. Inizieremo questa fase più delicata con la FILT il 14, il 15 invece ci sarà il congresso della FLAI, poi proseguirà il 21 con quello del commercio della FILCAMS e avremo anche quello della FILLE dei lavoratori edili il 6 giugno. Le altre categorie che ormai stiamo in qualche modo definendo, stiamo definendo le date, si cercherà di rispettare quelli che sono gli impegni, che entro giugno comunque bisogna fare tutti gli accorpamenti e tutte le rimodulazioni. Sapendo che c'è anche la conferenza organizzazione nazionale, noi saremo chiamati come territorio a svolgere la nostra conferenza di organizzazione. Da questo punto di vista, con orgoglio posso dire che il Lazio complessivamente, ma Frosinone e Latina appunto, sono un po' avanti rispetto ai temi che la conferenza in qualche modo ci pone, perché diciamo così, unire i territori o addirittura in alcuni casi le categorie è una necessità che non è più rinviabile. Vuoi per il modo di fare sindacato che nel tempo purtroppo sta trasformando. Quindi un sindacato che necessariamente ha bisogno di tornare tra i lavoratori, nei posti di lavoro, tra la gente, oserei dire io. Quindi accorpare non vuol dire assolutamente accentrare, ma vuol dire l'opposto. Riduciamo il gruppo dirigente per fare in modo che le risorse vadano più in direzione dei lavoratori. Nei territori tradizionalmente storici, parliamo per quanto ci riguarda Cassino, di Isora, di Anagni, ma per quanto riguarda invece il territorio della Latina possiamo parlare di Mindurno, di Gaeta, di Terracina, di Aprilia, dei Monti Lepini, quindi del distretto qua più vicino a noi. Quindi una nuova Camera del Lavoro che in qualche modo tiene dentro varie aspetti industriali che comunque va mantenuto, considerando che noi parliamo di un distretto industriale tra i maggiori e più importanti d'Italia, ma abbiamo nello stesso tempo nuove sfide che in qualche modo questo territorio poi ci chiamerà a sostenere. E credo che questo nostro rimodellarsi, quindi ristrutturarsi, può produrre benefici. Basta essere, come si dice, un po' più attenti alle dinamiche che ci circondano e non avere pretese di essere i primi della classe, mettersi a disposizione, confrontarsi sui temi e cercando di prendere il meglio da ognuno di noi. Io credo che questo gruppo dirigente ha le potenzialità appunto per avere degli ottimi risultati.